Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'iniziativa Il Museo Racconta, che vi porterà in questi caldi e quasi mercoledì di agosto alla scoperta dei busti nudi, ovvero personaggi privi di vestiario messi in scena nelle rappresentazioni del vasto repertorio dell'opera di Pupi di tradizione palermitana e catanese. Si tratta di personaggi indispensabili nella dotazione dei teatri in quanto protagonisti di episodi particolari, quasi sempre dolorosi o spiacevoli. Protagonisti di questi quattro appuntamenti sono i personaggi della storia dei ballerini di Francia, ma non solo. Conosceremo la storia di Angelica, denudata su uno scoglio per essere data in pasto all'orca marina, di Orlando, che per amore perde il senno e si spoglia dell'armatura, del selvaggio, che normalmente viene utilizzato dai pupari di tradizione palermitana negli incanti, e infine di Cristo, utilizzato invece in storie religiose che narravano gli episodi della Passione. L'appuntamento di oggi è dedicato al pupo palermitano in paggio raffigurante il selvaggio, costruito da Gaspare Canino e datato agli anni 60 del XX secolo. Personaggio della storia dei paladini di Francia, abitante di terre lontane e sconosciute, la raffigurazione del selvaggio attinge alle antiche rappresentazioni, in cui l'altro appare come un essere subumano dalle caratteristiche mostruose. La sua particolarità è il volto sulla pancia, che riproduce l'iconografia dei Blemmi, un'antica popolazione nomade della Nubia, menzionata da alcune fonti storiche tardoromane e bizantine. Altre fonti, soprattutto medievali, ne forniscono una descrizione mitizzata, presentandoli come popolo mostruoso, come esseri acefali, con gli occhi e la bocca posti sul ventre o sul torace, popolo stanziato in un luogo imprecisato dell'Africa orientale, la Nubia, l'Etiopia o più genericamente le terre a sud dell'Egitto. Ne ritroviamo traccia già nel romanzo di Alessandro, nella lettera del prete Gianni, nel Guerin Meschino e nel Milione di Marco Polo. Il pupo presenta una testa con baffi e barba pronunciati, mentre in corrispondenza dell'addome è scolpito un secondo volto di maggiori dimensioni e dei tratti accentuati. Gli occhi sono di vetro su entrambi i volti. Le braccia sono di tela e i capelli di stoppa grezza fungono da gonnellino al pupo, mentre incorniciano ai fianchi l'altro volto a mo' di barba.